Ciao a tutti ragazzi e ragazze, questo video, come avrete già visto, l'ho intitolato The Power of Books. Ho preso spunto dal molto più famoso The Power of Makeup perché volevo in qualche modo parlare di questa mia grandissima passione che ormai sarà già palese da questo canale, che è la lettura, la letteratura in generale. E volevo parlare più nello specifico o di libri specifici, singoli, o di autori che mi hanno portato a dove sono io oggi, a tutto ciò che ha creato Clara Farina come amante e grande divoratrice di libri. E quindi non potevo che non incominciare questa serie, la voglio definire così, mi piacerebbe poterla continuare, parlando della mia amatissima autrice preferita, J.K. Rowling. Voglio parlare un po' di come io l'ho conosciuta, in che modo, che cosa ha scritto, mostrandovi i libri che io ho qua con me, cosa ne penso. Ovviamente, avendo lei scritto molti libri, non mi soffermerò moltissimo su ognuno di questi, perché altrimenti diventerebbe un video lungo più di un'ora e non mi sembra il caso. È un po' una sorta di, in questo caso, episodio a elogio a J.K. Rowling, ma vuole essere proprio una serie che va a elogiare davvero autori, libri che ho amato tanto, che mi hanno ispirato, che mi hanno fatto emozionare, e come sempre questi testi che io vi nominerò in questo video e nei prossimi video possono diventare dei bellissimi spunti per letture vostre possibili. Ma iniziamo subito. Al di là di quello che si può trovare su Wikipedia, su internet in generale della sua vita, lei è una scrittrice britannica, scozzese in particolare, ed è nata nel 65. E queste qua sono le uniche informazioni bibliografiche che voglio dare perché per quanto riguarda l'impatto che lei ha avuto su di me, hanno poca importanza, hanno poca rilevanza. Diciamo che io sono venuta, diciamo, a conoscenza del suo più grande e importante testo, che è ovviamente Harry Potter, perché non lo sapesse ancora, Harry Potter, e l'ho conosciuto, devo dire, il giorno del mio compleanno, del mio decimo compleanno, quindi anche qua una cosa ancora più da psicopatici, perché ho avuto il tempo di leggere il primo libro della saga di Harry Potter quando avevo 10 anni, quindi prontissima per il mio 10° compleanno ad aspettare la lettera di Hogwarts per tutto il giorno del mio compleanno, cosa che non è ancora avvenuta, ma non è mai troppo tardi. Io ho letto quei libri con davvero una grande grande passione e posso dire con assoluta certezza che è stato grazie a lei che io ho continuato a leggere nel corso degli anni, che la mia passione non ha fatto altro che aumentare sempre di più e davvero la mia vita è cambiata dal giorno in cui ho iniziato a leggere Harry Potter. Sarà una frase fatta, l'ho sentita dire moltissime volte, ma è proprio così anche nel mio caso, un caso molto classico. Harry Potter ha cambiato la mia vita, perlomeno da questo punto di vista qua. Il mio sogno sarebbe poter anche scrivere, ovviamente, come si sarà già capito, e credo che sia comunque molto molto dovuto anche a queste mie letture che mi hanno fatto sognare. Ogni volta io non ho mai più letto un libro, non ho mai divorato un libro in questo modo. Spero di poter trovare ancora questa passione. Ovviamente adesso ho già 25 anni, non ho più 10, 11, magari l'effetto che aveva su di me, che può avere adesso su di me un libro, sarà sicuramente diverso. Posso amare dei libri anche adesso, ma sono convinta che la passione, quasi ossessione che io trovavo nella lettura di questi testi, che mi facevano davvero innamorare ogni pagina, difficilmente riuscirò a trovarla. E sono molto molto contenta di essere riuscita comunque a leggere i libri perfetti anche in un'età che per me è stata perfetta, ovviamente. Ma bando alle ciance, continuiamo subito. Voglio farvi vedere ovviamente i libri che io fisicamente ho qua con me. Al di là poi dei testi più conosciuti, li avevo messi in ordine, poi per una casualità dell'ultimo secondo si sono disorganizzati tutti quanti. Cercherò di farli vedere il più ordinatamente possibili. Questo qui è il primissimo testo che io ho preso. Harry Potter, la pietra filosofale, questo libro nello specifico penso l'avrete già visto più di una volta sul mio canale perché l'ho già consigliato più di una volta e è stato il regalo del mio 10° compleanno, eravamo in vacanza, mi ricordo veramente tutto, sembro pazza, mi ricordo tutto di quel giorno, eravamo in montagna, mi ricordo la libreria e mi ricordo già l'emozione del sempre quando entro in questi posti, nelle librerie, nelle biblioteche.
vengo proprio assalita da questo sentimento proprio fisico, lo sento anche proprio fisicamente di emozione. E anche qui ringrazio davvero tanto mia mamma che ha sentito parlare di questo libro, io ancora non ne avevo sentito parlare ovviamente, e che me l'ha consigliato, me l'ha comprato, me l'ha regalato ai tempi, ragazzi, 28.000 lire, 28.000 lire, ho messo male, c'era già l'euro sotto ma c'erano ancora le lire, 14,46 euro ma 28.000 lire, quindi questo è da sottolineare. La Camera dei Segreti è secondo, ovviamente, il terzo è il prigioniero di Azkaban e il quarto è il Calice di Fuoco. Ve li ho voluti nominare tutti quanti assieme perché, al di là di questo che è stato il primo regalo, l'autunno, quindi penso un mese dopo, visto che li compio appunto il 10 agosto, mi sono stati regalati tutti questi tre assieme e mi ricordo che per una scusa banalissima mi avevano spedito i miei genitori in camera. E io ero anche arrabbiata in quel momento, mi sono trovata sul comodino direttamente tutti e tre i libri, perché ai tempi in Inghilterra erano già tutti pubblicati e quindi ho potuto avere questa emozione fortissima del malloppo di tutti e tre i libri. Ero contentissima davvero. Dal quinto in poi, ovvero L'Ordine della Fenice, Il Principe Mezzosangue e I Doi della Morte, li ho dovuti attendere anno per anno e io spero che anche voi abbiate visto, anche il telegiornale se ne parlava, delle code che si creavano di ragazzi vestiti da maghi fuori dalle librerie che aspettavano l'apertura dei negozi, c'erano aperture speciali apposta unicamente per questo libro, per questa autrice, comunque credo che difficilmente si riesca a creare una folla del genere per l'uscita di un libro, il che non è cosa da poco. I libri sono ovviamente conclusi. Molto importante anche il sito che lei ha creato, che si chiama Pottermore. È un sito molto molto conosciuto, è molto interessante perché ha tantissimi temi e parla del mondo di, non solo di Hogwarts, ma del mondo di maghi in maniera molto specifica e lo consiglio a tutti per gli amanti. Lascerò il link del sito in descrizione perché è molto carino, ci sono un sacco anche di disegni, di mappe, tantissime cose che per un amante del genere sarebbe davvero da guardare, anche storie brevi a parte, lei lo tiene molto, diciamo, secondo me ce l'ha molto a cuore questo sito, quindi lo tiene sempre molto molto rimpolpato di tanto in tanto. Ci sono stati però anche degli spin-off molto importanti, molto conosciuti di Harry Potter. Io non li ho tutti, sono onesta, li ho quasi tutti, mi sa che me ne manca solo uno. In effetti io possiedo Le Fiabe di Bedalbardo, Animali fantastici, dove trovarli? E voi sapete che hanno fatto anche il film di questo. E quello che mi manca è il libro del Quidditch attraverso i secoli. È stato molto ingegnoso, secondo me, prendendo dei libri di Harry Potter, i libri scolastici che utilizzavano i maghi all'interno della scuola, creare dei libri, dei mini libri che potessero aumentare la folla di ammiratori. L'emozione dei lettori di sempre è anche molto bello perché questi libri, una parte dei ricavati andava in associazioni benefiche, come ad esempio qua leggo al Children High Level Group, quindi c'è anche sempre un fin di mene, ovviamente hai di soldi extra, ma penso che non ne abbia bisogno, però fare della beneficenza è sempre un surplus. Un altro spin-off che proprio adesso però volevo nominarlo è ovviamente il libro ultimissimo che è uscito ed è Harry Potter e la maledizione dell'erede, parte 1 e 2, che lei non ha scritto, ha accettato, ha firmato, hanno fatto l'opera teatrale che io purtroppo non ho potuto vedere. Al di là di tutto, so che il mondo un po' si è diviso, i lettori sono divisi tra chi era d'accordo e chi no. Io mi astengo da una possibile idea perché io proprio l'ho considerata sin dall'inizio una cosa a parte, quasi fosse stata una storia scritta da dei fan, semplicemente perché non mi andava in nessun modo di ricollegarla alla storia classica, all'originale di Harry Potter. Io ho proprio fatto questo ragionamento, non mi andava di cimentarmi in idee filosofiche e psicologiche a riguardo perché sono parte proprio con questo presupposto, quindi è stato questo il mio tipo di lettura per questo libro. Per concludere, a parentesi Harry Potter e parlare di J.K. Rowling come scrittrice un attimino anche più
ampio respiro, voglio solo farvi vedere gli altri libri che possiedo di Harry Potter, che ovviamente non sono diversi, sono solo in lingua originale. Anche di questi ne ho già parlato, perché secondo me sono un buonissimo esercizio di lettura, perché ha voglia di cimentarsi nella lingua dell'inglese in generale. Io i primi quattro, ovviamente mi mancano gli altri, ma so solo che è questione di tempo, pian piano li leggerò tutti quanti, e anche questo sarà un po' una challenge per me, perché ovviamente tendo a leggere sempre solo in italiano, e leggere questi libri è molto molto bello anche in lingua originale. L'autrice ha scritto anche altre cose che non riguardano il mondo dei maghetti. Una coincidenza molto particolare che mi ha fatto sorridere: prima di filmare questo, di girare questo video, un'oretta fa, mi sono imbattuta casualmente in un suo libro che non possedevo, e si chiama Buona vita a tutti, i benefici del fallimento e l'importanza dell'immaginazione. Questo, se non sbaglio, è un brevissimo saggio, infatti sono circa 80 pagine di testo, è un saggio praticamente di un discorso che lei ha fatto ad Harvard, e anche solo partendo dal titolo sono molto 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 curiosa di sentire, di leggere quello che lei ha detto quel giorno ad Harvard, e ciò che pensa appunto sul fallimento e sull'immaginazione. Quindi chi mai più di lei potrebbe ispirarmi sull'immaginazione. E ovviamente non ho un'idea su questo, farò un altro video magari dove parlerò anche di questo libro, dopo averlo letto vi farò sapere. E quindi anche questo secondo me era destino, che oggi trovassi questo libro, questa giornata dedicata a J.K. Rowling, perfetto. Dopo aver concluso la serie di Harry Potter, ero molto emozionata quando era uscito un suo libro che appunto non c'entrava nulla con quella storia. Il primo romanzo che ha pubblicato, se non vado errata, era Il Seggio Vacante. Io dico primo, sempre dopo la saga di Harry Potter. Il Seggio Vacante, hanno fatto anche una miniserie, per chi può vederla la guardi, perché è molto molto carina. Secondo me, dopo la lettura di questo testo, che io ho apprezzato, non mi ha fatto impazzire, nel senso che non mi ha fatto sognare, ovviamente è una cosa completamente diversa, già lo sapevo. Ho capito però davvero davvero al 100% su a questo punto quanto fosse brava come scrittrice, perché torno a ripetermi, al di là di quello che lei ha creato, un mondo meraviglioso, lei è anche una scrittrice molto 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 capace. È una storia molto carina, ben pensata, fa capire che ci sono dei temi molto importanti e molto profondi alla base di questo testo, e al di là di quello che io ho provato, so che è un libro di qualità e lo consiglio veramente a tutti. Il Seggio Vacante, molto bello, perché ama una buona lettura, non c'entra nulla con la magia, niente di fantasy, questo qui è proprio il contrario, l'opposto, veramente da leggere ragazzi, veramente bello. Un'altra cosa secondo me bellissima che lei ha fatto è stata iniziare una serie di gialli. Voi sapete quanto io ami questa tipo di letteratura in generale, e quando ho saputo che lei l'aveva creata mi sono tornata di nuovo il batticuore, perché ho detto: la donna perfetta, quella che segue i miei generi e tutto quanto. Un'altra cosa molto bella, che al di là del fatto che ha scritto dei gialli, ha voluto provare a pubblicarsi attraverso uno pseudonimo, proprio perché secondo me ormai il suo nome era molto ricollegato a Harry Potter, e comunque era sempre un sinonimo di garanzia. Voleva un po', penso, buttarsi nel vuoto, cosa che ha fatto con successo, perché è un libro che è venuto molto bene, e secondo me sono libri bellissimi, gialli veramente veramente scritti bene. Infatti a partire dal 2013 ha pubblicato questi tre libri, quindi 2013, 14 e 15 se non vado errata, e sono tutti lo pseudonimo, ovviamente mi stavo dimenticando, di J.K. Rowling e Robert Galbraith. Infatti ha proprio usato non solo pseudonimo, ma anche cambiato sesso per cambiare completamente carte in tavola, voleva davvero vedere come sarebbe andata con questo esperimento. Questi veramente sono veramente dei libri che io ho amato tantissimo, mi piacciono davvero tanto, non vedo l'ora che escano gli altri, perché se non vado errata, spero che sia così, avevo detto da qualche parte che dovrebbero esserci un totale di 7 libri, e quindi davvero spero che il quarto esca in fretta. Sono davvero ingegnosi, scritti bene,
stupendi, non mi voglio neanche ripetere troppo, so che io magari sembrerò di parte, ma non è così, questi qua davvero li ho già consigliati più di una volta, sono veramente fighi, dei testi veramente belli, 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 e anche qua di nuovo ci fa capire che Mr. Galbraith è davvero un autore spettacolare e che deve essere letto davvero. Io potrei andare avanti, come dicevo prima, delle ore a parlare di lei, di lei come autrice, di lei come persona. Mi ricordo che già alle elementari avevo scritto un tema che riguardava lei perché era la mia eroina, era il mio simbolo, era colei che guardavo con emozione. Questo video, questo tipo di video vuole davvero diventare una sorta di ringraziamento a tutti coloro che in qualche modo hanno aiutato me a crescere come persona, come scrittrice. Io voglio terminare questo video ringraziandola per la centesima volta. Mi ha fatto capire l'importanza di sognare. Io mi sento una 25enne molto molto giovane dentro di me, nel mio cuore. Sono molto fanciullesca dentro, l'ho sempre detto, forse fin troppo, però mi piace questo lato di me. Ci sono davvero tanti ragazzi, tante ragazze che hanno 10-15 anni meno di me e li sento più adulti di come sono io, però l'importanza davvero dell'immaginazione, del sogno è sottovalutata. Io la ringrazio tantissimo per tutte le emozioni che lei ha creato, il brivido che sento, che provo quando sento l'intro, la musichetta di Harry Potter, mi viene la pelle d'oca ancora dopo tutti questi anni, e credo che possa essere vista come una cosa da sfigati, ma anche come una cosa veramente intensa. Al di là di tutti quelli, di quello che pensa le persone riguardo a Harry Potter, c'è davvero tanto tanto da scoprire, e io al di là di tutto quello che ho detto adesso vi consiglio ovviamente di leggere tutti questi libri, perché sono, è il santo graal in qualche modo mio, personale, e basta, e direi che va benissimo concludere qua il primo episodio. In ogni caso, prendo ancora un secondo per ricordarvi che nella info box troverete tutti i link per questi libri, ma anche il link Amazon del mio libro, che come sempre vi ricordo che è online. Se avete voglia di prendere l'ebook, prendere il cartaceo, è possibilissimo, è molto fattibile, fatelo ragazzi, e potete anche leggere le prime 20 pagine, se non vado errata, sempre solo su Amazon. E niente ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per avermi accompagnato in questo primo episodio di The Power of Books, ce ne saranno altri molto molto presto, vi mando un grossissimo bacione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!